Bentornato. Grazie. Dopo tanto tempo, eh? Sì, abbiamo atteso comunque 6 anni. Ah, cioè, 6 anni dove non sei mai stato fermo. Ma assolutamente no, direi forse solo l'unico l'anno scorso, ma in questi 6 anni dall'ultimo album abbiamo fatto un'innumerevole, tantissime date, tantissimi concerti in lungo e largo nel mondo e alla fine ho dovuto un attimo stoppare la band per poter realizzare finalmente il nuovo album. Vale la pena. Io direi proprio ne vale la pena, anche perché lo dicevamo anche fuori onda, ma dove lo si trova uno come Leo Ipaci, bello musicale? Sei troppo buono. No, vabbè, in effetti devo dire che ho pensato, ho riflettuto in questi anni, ho cercato di capire se era giusto per la musica, non per gli altri, neanche per gli addetti ai lavori, non per i colleghi e forse neanche per il pubblico, se era giusto per me, con la mia coscienza, mettere mani ad un nuovo lavoro, mettermi lì a riflettere su quello che poteva essere appunto il progetto nuovo degli Aretusca Tusca dopo 20 anni esatti di carriera, quest'anno facciamo, proprio per un grande rispetto nei confronti della musica, anche perché fare un disco tanto per farlo sinceramente non era la mia intenzione, soprattutto quando è un progetto, diciamo, che nonostante già sia un calderone bello ampio quello della musica degli Aretusca, è un progetto che ha dei confini più o meno, dei confini, e proprio per abbattere questi confini ho detto ma io vorrei fare tanto quello che ho fatto con gli altri in questi anni, quello che è stata la mia opera prestata a tanti amici della musica, che siano nel mondo del rap, nel mondo del jazz, del rock, del reggae, della cumbia. Lo voglio concentrare tutto in questo lavoro, chissà se viene fuori qualcosa di interessante, e sin dal primo momento, quando sono partito, che ho avuto proprio il guizzo creativo che nessuno ti dà e deve arrivare così non si sa da dove, ho capito che forse poteva essere all'altezza di una produzione discografica, perché fare un disco è anche un grande atto che può essere rivoluzionario in certi casi, ma anche può essere solo così una grandissima perdita di tempo e anche una stupidaggine nei confronti di chi ti segue, e il mio pubblico, siccome lo ritengo molto ma molto intelligente, che lo stesso pubblico che va a vedere i concerti di tanti colleghi, che va a vedere Vinicio, che va a vedere anche gli After Hours, è un pubblico di Daniele Silvestri, un pubblico attento, un pubblico che ha bisogno di capire che cosa c'è dietro la creatività di Leo Ipaci e di tutta la mia bella family, se c'è qualcosa che si può dare di nuovo anche, no? E che cosa ha fatto noi in tutti questi anni? Abbiamo girato, ci siamo fatti attraversare anche da mondi sonori ancora inesplorati per quanto mi riguarda e che mi hanno affascinato, sono stato spesse volte negli ultimi anni anche in Africa, e dentro questo disco troverete anche molte sonorità africane, afrobeat, quindi ho lavorato anche con musicisti africani, perché comunque l'Africa è ampia, quindi se parlo di Bombino è un musicista che comunque appartiene ad un mondo che l'Africa racchiude in tutte le sue sfaccettature, ma è un mondo meraviglioso, e penso che ancora una volta il dovere che abbiamo nei confronti di questa bellissima terra è un dovere che deve rimanere sempre un evergreen assoluto, perché tutto nasce da lì, dall'Africa. Beh, tu hai parlato di confini e hai parlato di Africa, in effetti io ti posso citare il Camerun per esempio, o anche la Spagna, che diciamo che sono due nazioni che, diciamo, in qualche modo fanno parte di quello che è questo nuovo progetto. Sì, esattamente, il Camerun, perché c'è dentro un ritmo che molti, quelli che si fermano, diciamo, alla superficialità della musica, è una sonorità che magari può ricordare anche addirittura le cose giamaicane, però molti forse non sanno che proprio il classico ritmo della dancehall giamaicana arriva da una figurazione ritmica che è la bulgara, quindi dal repertorio del Yiddish ebraico, questo tum, 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 questa roba così è una roba che risale a centinaia di anni fa e che poi, se viene proiettata in un universo musicale interessante, nuovo e innovativo, può anche avere un'ottima, no? Un'ottima presa sulla gente. Quindi quello che ho fatto io è tornare indietro per andare avanti, tornare indietro per scoprire le radici, per poter veramente far sì che poi quando escono fuori i fiori e i germogli non devo rimanere lì a dire ma che cosa ho fatto, un prodotto ibrido, una roba che acerba, no, volevo maturare bene i frutti di questo albero, che lo considero adesso meraviglioso, perché penso che questo sia forse uno dei più bei dischi, non di bellezza ma
più bei dischi interiori di quello che è tutto il mio universo musicale che ho fatto in tanti anni di progetto con gli Aretusca, in tanti anni dove abbiamo veramente nel corso degli anni inglobato influenze musicali diverse e siamo arrivati probabilmente ad una presa di coscienza che la musica ancora una volta non ha confini. Questo è l'esempio che tutti probabilmente dovranno ascoltare, ma non devono ascoltare, dovranno ascoltare con attenzione, perché è un disco senza barriere, e quelle che quando ero piccolino e mi davano davanti una cartina geografica dicevano che bello, vorrei tanto andare lì, ma poi quando ero grande mi sono chiesto ma perché devo dare dei documenti per passare tra un popolo e un altro, scoprire una nuova tradizione, nuove culture e farmi attraversare da questi mondi sonori bellissimi che, ritornando indietro, ascoltavo dalla mia radiolina della nonna, la Geloso di un tempo, dove racchiudeva tutte le frequenze che arrivavano dal bacino mediterraneo, e da piccolo ascoltavo la musica albanese, greca, la musica della Nubia, no? Mi arrivavano tutte queste sonorità. Io questo sono questo, prendetemi come volete. Sono un musicista a 360 gradi e che non si fermerà mai di abbattere gli ostacoli che a volte, il più delle volte, gli artisti e i musicisti, anche i colleghi, in maniera anche un po' triste, devono sottostare queste ghettizzazioni musicali che mi stanno tanto strette. Lo sai, poi sono anche fortunato. Fortunato e sfortunato, perché sono un musicista da sempre discograficamente indipendente, quindi ho la fortuna di ragionare e pensare con la mia testa e la testa di tanti altri colleghi e amici che credono, musicisti, dentro questo progetto, e la sfortuna forse magari di non avere le grandi copertine perché non pago nessuno. Senti, parlavi di Spagna perché comunque abbiamo un producer, in questo caso spagnolo. Sì, parlavi di Spagna perché è stato sostanziale l'elemento che è entrato in gioco in questo album, un elemento che non c'entrava quasi nulla con la mia musica. Dani Castellar è un grande uomo innanzitutto e poi un fine produttore. Io gli riconosco una grandezza in studio che non è veramente forse in Italia riscontrabile, perché probabilmente non sono all'altezza dei produttori italiani, ma Dani probabilmente invece è sceso al mio livello per poter far sì di rendere questo disco ancora più interessante e originale, proprio perché dal primo momento l'ho fatto entrare anche in fase di pre-produzione, non solo in produzione in studio, ma in pre-produzione, perché quando ho iniziato a scrivere i pezzi mi sono immaginato una sonorità anche più, per certe cose, meno scoppiettanti, come sono solito fare, una sonorità che avesse una coolness, non so come dirla in italiano, avesse un grado vellutato nei suoni, nelle timbriche, nella voce. E quando ascoltavo i dischi, nel caso specifico di Paolo Nutini, ritrovavo questa quintessenza e ho detto: ma chi è quello che ci sta ai comandi di questa operazione? Ho scoperto che in tutti i dischi di Paolo c'era appunto Dani Castellar. Dani Castellar l'ho contattato con una semplice mail. Lui sapeva chi ero per i miei trascorsi musicali in Spagna, da Manu Chao, da Macaco e tanta altra roba, e mi ha detto: mandami la roba e l'ascoltiamo. E quando l'ho ascoltato ho detto: Roy, possiamo iniziare a lavorare anche da adesso, facciamo le cose insieme. Ed è stato per me importantissimo, perché è la prima persona che mi ha detto: Roy, ma perché non canti ogni tanto utilizzando questo registro medio-basso di come tu adesso mi stai parlando? Perché guarda che hai delle sonorità interessanti in questo registro, piuttosto che fare solo wow, no? E io un attimo all'inizio ero abbastanza perplesso, non ti nascondo il fatto che rimanevo anche all'ascolto un po' attonito, no? Perché dicevo: ma siamo sicuri, eppure alla fine ho dovuto constatare il fatto che ci ha visto lungo, ci ha visto proprio giusto. È stato fondamentale per me anche per una crescita, e questo io quello che voglio fare nella vita, nonostante i 35 anni di musica suonata, io voglio ancora imparare. Senti, apparentemente il tuo mondo e quello di Paolo Nutini sono completamente differenti. A differenza invece di quello che può essere nel mondo di Daniele Silvestri, che ha collaborato in questo disco, meno male qualcosa che ci riunisce, certo. Anche apparentemente c'è. Faccio veramente fatica a trovare tutte queste assonanze. Eh sì, l'assonanza si trova nell'umanità delle persone, nella coscienza di personaggi come Dani, che ho citato poc'anzi, ma nella grande e unica umanità che c'ha un personaggio come Daniele, che è prima di tutto un fraterno amico e poi dopo anche un musicista. A volte dimentichiamo di essere musicisti quando siamo in un baretto a Roma a berci un bicchiere, perché dimentichiamo
non tanto della musica, ma dimentichiamo del fatto che abbiamo un ruolo pubblico da ricoprire, dimentichiamo di essere solamente i personaggi dello spettacolo per poterci veramente liberare da tutte le sovrastrutture e metterci lì a discutere anche di una canzone partendo da una pianta che germoglia, perché parliamo tanto della terra, io sono uno che ama coltivare la terra e quando ho del tempo libero mi butto a capofitto, ne parlo spesso, ma lo so perché sono innamorato del primo mestiere che ho fatto insieme alla mia famiglia, del contadino, e ci ritorno spesso a mettere a ficcare le mani nella terra perché mi fa sentire umano, cioè mi fa sentire veramente, mi fa ritornare alle radici. E con Daniele parliamo di questo e lui, quando gli ho spiegato quello che volevo ottenere, che non riuscivo a realizzare con la mia penna, con la mia scrittura dal punto di vista letterale, appunto del pezzo, lui mi ha detto: ho capito che cosa vuoi fare, e ha espresso in maniera chiarissima il concetto del brano Tira, soprattutto, che è un brano dove io cerco di invitare la gente, questo gioco del tiro alla fune, che io lo canto in spagnolo, che tira e affloca, si chiama proprio così, tiro e ammolla la corda. Ha spiegato benissimo che ogni tanto nella vita bisognerebbe mettersi dall'altra parte, a tirare contro se stessi per capire quanto a volte è dura cercare di sopportarci. A volte siamo forse insopportabili e non ce ne rendiamo conto, quindi dobbiamo metterci dall'altro lato e fungere un po' da specchio, no? Il nostro atteggiamento, il nostro carattere, e solo così forse riusciremo ancora una volta a mettere i piedi ben saldi in quello che è il percorso, il cammino che voglio fare, che non è quello di diventare uno dei più grandi artisti e cantanti e trombettisti della storia, ma quello di arrivarci, spero, a 80 anni ed essere una delle persone più sagge. E anche questo ne vale la pena. Ne vale la pena, sempre. Come vale la pena che venite a sentire dal vivo, live, per la dimensione migliore di Roy Paci. Live, Roy Paci, lo sanno molti come live è un uragano, una tempesta sonora, una bomba sonica, come dicevano i nostri amiconi latineros. Siamo travolgenti, una band che non si è fermata mai, ha fatto migliaia di concerti in tutto il mondo. La cosa che più mi interessa è che i miei ragazzi suonino sempre con la massima energia, che abbiano la loro importanza come ce l'ho io. Sai, Maradona diceva una volta: io senza il Napoli alle spalle probabilmente non ero il Maradona che tutti conoscono adesso. Quindi c'era una squadra dietro, una squadra importante. Io voglio fare questo, seppur suono bene la tromba, lo dico tranquillamente, sono sorretto da una squadra fortissima di grandi musicisti, e che sono quelli che mi fanno avere sempre quella grande soddisfazione di vedere anche tra la gente, il pubblico che ci segue, quelli che non ci hanno mai visto e magari sono anche metallari e si avvicinano sotto il palco e mi vengono a dire: guarda, a me il genere che fate non è che mi interessa così tanto, ma la band è una potenza. È quello che voglio sentir dire: il gruppo deve saper suonare veramente, prima di tutto gli strumenti, e poi magari si diverte a scimmiottare dietro dei bottoncini. Ma senti, ma come è cambiato il pubblico in tutti questi anni, 20 anni? Ma il mio pubblico non è tanto cambiato, forse è cresciuto un poco, ma adesso sta ritornando un pubblico di nuovo giovane, perché c'è un vivaio nel mondo dei giovani che si sta un po' discostando anche da quello che forse è il messaggio che sta diventando un po' troppo pesante delle uniche cose che sdoganano i mezzi, i mass media, perché tanta altra roba non passa, diciamocelo pure, tanta altra roba, e addirittura poi a volte riscontra più successo dal vivo. Ci sono tanti colleghi che hanno dal vivo un successo enorme e magari passano poco in TV o nelle radio, e ne conosco tanti, ma alla fine il pubblico non è stupido. Io penso di avere il pubblico più intelligente che ho mai visto. Mi fanno delle domande incredibili, cioè stanno lì a volte a dirmi: Roy, ma guarda, quella scala lì, quando hai fatto quell'improvvisazione, ma tu hai usato quella nota, ma ci stava dentro quella scala? Io rimango a volte scioccato, perché dico: porca miseria, cioè si sta parlando di musica finalmente. E con i giovani sto ritornando, visto che noi, per quanto riguarda lo show mio, inizia subito dopo che scendo dal palcoscenico, perché è uno spettacolo vedere e abbracciare tutta la gente che ti compra il disco, che ti compra la maglietta, ma che o viene lì semplicemente ad abbracciarti. Io ricevo più abbracci che selfie, è una cosa veramente bella questa. È che quando si discute di musica, anche in maniera critica, lo si fa per crescere insieme. Io cresco insieme a loro, insieme alla gente, ed è cambiato probabilmente meglio, perché sto riscoprendo anche
la sincerità e la lealtà di un pubblico che vuole sentire la musica fatta in un certo modo. Senti, l'ultima domanda è quella che ti faccio sempre quando ci incontriamo, generalmente a Sanremo, visto che appunto al festival, certo, hai certo modo di andarci dietro le quinte, ho fatto il salto in banco. Ma appunto quest'anno con un musicista come direttore artistico, ti piacerebbe proporti? Sì. Sì, quest'anno sì, io lo dico, anche perché non ti nascondo, e adesso questo tu avrai lo scoop di tutti gli scoop, io che faccio avanguardia, ricerca sonora, ho fatto di tutto nella vita, io da piccolino ho amato Claudio Baglioni tantissimo, quindi rivedermelo al Festival di Sanremo, come direttore artistico, mi fa simpatia, anche perché è una persona deliziosa, graziosa, e non è per piaggeria quello che sto dicendo, Claudio lo sa, lo sanno in tanti. Non l'ho mai detto così pubblicamente, ma io lo stimo perché veramente è un grandissimo musicista, un grande artista che ancora fa dei concerti meravigliosi, e quando ho l'occasione me li vado anche a vedere, così come mi vado a vedere i concerti dei Pantera, quindi per me la musica è questa, vado ad ascoltare di tutto e mi piace saltare dai Public Enemy ai Tambour du Burundi, forse sono così proprio per questo. Claudio a Sanremo penso che è una bella nuova pietra miliare che il festival stesso può cesellare nella storia, e perché no, io mi proporrò se ho qualcosa da presentare, ma non deve essere qualcosa necessariamente sanremese, ma qualcosa che magari Claudio e la gente possa apprezzare, ma lo dico, sì, perché no. Ultima cosa, un saluto agli amici di All Music Italia. Ma io vi abbraccio, vi stimo tantissimo, e a tutti quelli che seguono All Music Italia faccio un grande augurio di un bocca al lupo. E soprattutto auguro a tutti quanti voi di avere il coraggio di crederci sempre, perché, come sapete, ne vale la pena.